stato il primo italiano a diventare comandante dell'equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale, il primo a guidare un collega della NASA durante un'attività extraveicolare, il primo a realizzare l'impresa di riparare in orbita il cacciatore di antimateria AMS-02. Luca Parmitano ha inanellato un record dopo l'altro. Le sue imprese sbarcano ora al cinema. Starman e 2020 Space Beyond sono le opere attese per quest'anno sul grande schermo. La sua vita nello spazio, gli esperimenti, la ricerca, ma anche le incursioni decisamente pop come l'intervento al beach party dell'amico Jovanotti arrivano in queste due pellicole realizzate entrambe in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Di Starman abbiamo parlato con il regista Gianluca Cerasola. Allora, Luca Parmitano è ovviamente un uomo molto impegnato, perché ovviamente facendo addestramento su tre continenti e lavorando anche nello spazio, diciamo che abbiamo dovuto condividere molto del suo addestramento. Gli siamo stati dietro su questo lavoro per 4 anni, di cui gli ultimi 2 anni in maniera approfondita. Su questo progetto noi avevamo già fatto un progetto simile con Samantha Cristoforetti, e quindi volevamo trovare qualcosa che fosse unico, mai raccontato, qualcosa di particolare insieme a Luca. Quindi abbiamo seguito Luca in luoghi che non sono mai stati visti prima. La parte del suo addestramento in Giappone, la parte del suo addestramento sottoterra, nelle grotte, in sott'acqua. E la cosa particolare e bizzarra che abbiamo fatto su questo docufilm è che abbiamo lavorato con Luca anche nello spazio. Quindi diciamo che Luca è un uomo, una persona molto molto attenta e molto meticolosa in tutto quello che fa, però insomma lavorarci è anche divertente. E anche, diciamo, su questo progetto in particolare abbiamo lavorato sulle emozioni e l'adrenalina. Nel film vedrete c'è molta adrenalina e molte molte emozioni. Abbiamo coinvolto anche Jovanotti, perché come sapete Luca ha fatto una diretta spaziale in concerto con Jovanotti. Luca ha anche fatto il DJ dallo spazio, quindi abbiamo raccontato tecnicamente attraverso le emozioni e attraverso il divertimento e l'adrenalina, tutto ciò che ha fatto Luca e i record che ha battuto. Fine riprese a inizio febbraio, Starman esce in primavera al cinema. 2020 Space Beyond nasce invece da un'amicizia, quella tra Luca Parmitano e Fabio Fagone, produttore di Skylat Italia. A lui, amico d'infanzia, l'astronauta di Paternò ha espresso il desiderio di raccontare in immagini l'avventura della missione Beyond. Vedremo sullo schermo il documentario diretto da Francesco Cannavà, in cui scienza e umanesimo si fondono per mostrare il viaggio di un Ulisse nello spazio. Space Beyond è un documentario, come è nato? Allora, 2020 Space Beyond nasce dalla richiesta di Luca Parmitano, anzi scusami, nasce dal dialogo da una chiacchierata tra Luca Parmitano e Fabio Fagone, che è uno dei produttori del documentario, e da questo loro sono amici d'infanzia, sono compagni di scuola, erano compagni di scuola a Catania e si conoscono appunto da una vita. Da questa loro chiacchierata è venuto fuori il desiderio di Luca di raccontare la missione spaziale Beyond attraverso appunto un documentario. Il desiderio di Luca Parmitano è appunto è stato quello di raccontare il viaggio dell'uomo nello spazio, in particolare il suo viaggio all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, l'importantissimo e delicatissimo compito di essere il comandante della Stazione Spaziale e anche l'astronauta che dirige ed esegue l'attività extraveicolare più difficile della storia dell'astronautica. Il mio lavoro è stato questo, capire l'autentica volontà, l'autentico desiderio di Luca Parmitano e trovare il modo per trasformare tutto questo in un film, in una storia. E mi ha aiutato appunto facendo delle riunioni con lui, incontrando, studiando la sua storia e anche gli esperimenti scientifici che si sarebbero svolti durante la missione Beyond. Mi ha aiutato trovare una chiave che ho un po' ripreso dai miei, dal mio background, che invece è quello di umanista e viene dagli studi classici, e ho trovato appunto la chiave per realizzare questo film nel concetto di conoscenza, che appunto per gli antichi la scienza era conoscenza, quindi non era soltanto raccogliere dei dati che la nostra natura
ci danno attraverso lo studio e gli esperimenti, ma soprattutto esplorare l'animo umano. I dati, le informazioni, la tecnologia, la tecnica servono all'uomo per esplorare se stesso e per capire, diciamo, la domanda più importante che ci accompagna lungo la nostra esistenza, lungo il nostro cammino: che cos'è la vita e qual è il senso e il significato di essere un essere umano sulla Terra. 2020 Space Beyond è atteso per l'autunno. Le riprese di documentario e film continuano. I due registi sono pronti a raccontare anche il rientro sulla Terra di Astroluca. La missione Beyond termina il 6 febbraio. Ci sarà poi il classico periodo di riabilitazione alla vita sulla Terra per gli astronauti. Quelli del corpo ESA, come Parmitano, saranno trasferiti a Colonia, in Germania.